Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Beh, sono terminate le feste, è passata anche l'Epifania e adesso, come dire, si riparte da capo. Beh, non lo so come ripartiremo, ma ci dobbiamo riprovare. Allora, come sempre, cerco di darvi qualche informazione utile, sperando poi anche a breve si riesca un attimino a rientrare in un colore che ci consenta anche di girare più tranquillamente la nostra Italia, le nostre bellezze vicine e lontane che abbiamo un po' trascurato, non con il pensiero, ma sicuramente con le azioni. Beh, allora, parliamo di un'isola fantastica, che è l'isola d'Elba. E tra leggende e ambiziosi progetti, ecco alcune curiosità che pochi conoscono sull'imperatore e su quest'isola. A 200 anni della morte di Napoleone, appunto quest'anno, all'isola d'Elba ci sarà una serie di eventi indimenticabili. Appunto, dopo questo 2020 piuttosto impegnativo, nonostante tutte le difficoltà, l'isola d'Elba è rimasta in cima alle classifiche delle preferenze degli italiani e volge però lo sguardo ai prossimi 12 mesi e a un grande appuntamento che animerà appunto tutto il palinsesto dell'isola. Sarà l'anno in cui l'isola appunto sarà sotto i riflettori, sarà protagonista del bicentenario di Napoleone Bonaparte, un momento iconico che permetterà di coinvolgere e attrarre il pubblico che già numeroso sceglie quest'isola meravigliosa e selvaggia come meta delle vacanze. Per il bicentenario della morte di Napoleone, l'obiettivo è quello di creare una settimana napoleonica che diventa un evento annuale ricorrente, capace di offrire a chi lo desidera una vacanza esperienziale ricca di storia e cultura, con appuntamenti diffusi su tutta l'isola e rivolta ad adulti, ragazzi e bambini. Ecco alcune curiosità che pochi conoscono sull'imperatore all'isola d'Elba. Lo sbarco di Napoleone Bonaparte all'isola d'Elba avvenne il 4 maggio del 1814 a Portoferraio, dove ancora oggi è possibile vedere la zona esatta in cui il primo imperatore francese posò i piedi sull'isola. Da quel momento e fino al 27 febbraio 1815, la vita della comunità elbana venne stravolta dalla presenza di Napoleone e le sue tracce sono ancora ovunque. Nell'attesa di poter celebrare il bicentenario della sua morte, avvenuta il 5 maggio del 1821, scopriamo alcune curiosità che pochi conoscono e che hanno caratterizzato il soggiorno del generale sull'isola, tra scontri, progetti visionari e romantiche leggende. E Napoleone dormiva pochissimo, si dice che 4 ore per notte fossero più che sufficienti. Era un grande appassionato di filosofia e scienza, giardinaggio e ingegneria. Per sostenere le proprie abitudini di studioso e pensatore, il generale francese fece in modo di organizzare in quasi tutte le città lungo il percorso dei suoi spostamenti una dimora che fosse punto di riferimento e oasi di quiete. Sparse per tutta l'isola d'Elba si possono riscoprire infatti ville e stanze che hanno accolto il passaggio inquieto di Napoleone. Dopo una prima notte sull'isola, l'imperatore in esilio individuò la palazzina dei Mulini come prima residenza, parte del sistema difensivo delle fortezze Medicee. La villa è collocata tra il Forte Falcone e il Forte della Stella ed è così chiamata per l'antica presenza nel luogo di alcuni mulini a vento. Qui Napoleone pare trascorresse molte delle sue notti nel giardino, passeggiando e meditando una nuova rivincita. Come residenza estiva fece riadattare Villa San Martino nell'entroterra dell'isola. La dimora avrebbe dovuto essere il nido d'amore da condividere con la moglie Maria Luisa, che però non lo raggiunse mai sull'isola. Pochi sanno che oltre alle famose Villa dei Mulini e Villa San Martino di Portoferraio, Bonaparte fece allestire delle stanze anche tra le mura di Forte San Giacomo a Porto Azzurro, mentre a Rio, accanto a quella che oggi è la sede del Museo del Parco Minerario, sorge un'antica villa che fu palazzo governativo e dove Napoleone era solito alloggiare. Beh, a Bonaparte viene storicamente attribuito anche il merito di aver istituito la prima DOC elbana, riconoscendo il valore del vino aleatico, scoperta fatta grazie al ritrovamento del privilegio dell'imperatore, un documento che può essere considerato una sorta di DOC ante litteram. La passione di Napoleone per i vini si tradusse durante il suo soggiorno all'isola d'Elba in un progetto ambizioso, come la realizzazione di un'azienda vitivinicola e riserva di caccia intorno a San Martino, dove fece impiantare diversi vitigni nei pressi della bella residenza, immaginando anche due etichette, il rosso Côte de Rio, ispirato appunto al colore rosso delle montagne ricche di minerali, e il bianco Monte Giove, che richiamava il granito dell'omonima cima. Calcolando con precisione confermata dalla vendemmia del 1815, che non riuscì però a vedere, quanti barili avrebbe ottenuto.
e mentre costruito a Portoferraio su iniziativa di Napoleone, che fece trasformare l'antica chiesa sconsacrata del Carmine, il Teatro dei Vigilanti è attivo ancora oggi, ospita ogni anno un ricco cartellone di spettacoli. La sua realizzazione però non si rivelò semplice per Napoleone, che, non ricevendo né il pagamento delle tasse, nonostante l'istituzione del Principato, né il vitalizio promesso dalla Francia per poter reperire i fondi necessari alla sua realizzazione, mise in vendita i 65 palchi ai maggiorenti della città, scatenando la corsa all'acquisto da parte di tutti coloro che volevano dimostrare la propria importanza sociale. Proprio qui, inoltre, la sorella Paolina organizzò il ballo di carnevale il giorno precedente la fuga di Napoleone, avvenuto appunto il 26 febbraio 1814, un po' per mascherare l'imminente precipitare degli eventi, un po' per permettere al fratello un ultimo saluto alla società di Portoferraio. Il soggiorno di Napoleone all'isola d'Elba ha ispirato numerosi racconti popolari tramandati per generazioni tra i vicoli dei borghi dell'isola, tra questi la leggenda della Vantina, raccontata dagli anziani nelle piazze di Capoliveri. Qui, a causa delle troppe tasse imposte dall'imperatore in esilio, scoppiò improvvisamente una sommossa che spinse Napoleone a schierare le sue truppe e una batteria di cannoni da 12 libbre con l'intento di radere al suolo la roccaforte di Capoliveri. Cosa fare allora se non provare a trattare? Si cerca il candidato perfetto e per tutti è la giovane Vantina, bellissima figlia di Mastro Vantina, a cui viene affidato il compito di rappresentare e salvare l'intera comunità. Si narra che bastò uno sguardo per fare breccia nel cuore di Napoleone e, convinto dai modi umili e gentili della Vantina, decise di ritirare i suoi soldati risparmiando Capoliveri e i suoi abitanti. Beh, insomma, ce ne sarebbero anche tante altre di leggende su quest'isola meravigliosa, però la soluzione migliore è quella di programmare, magari in questo anno, una visita, un fine settimana, una vacanza. E per avere ulteriori informazioni basta visitare il sito www.visitelba.info. Beh, e adesso deliziamoci con un po' di musica e l'appuntamento è tra pochi minuti, sempre sulla nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze. Non so come dirvelo, ma le punta di piedi. Ma che cosa? Si sente nell'aria uno strano blues, io mi si arrizzano i peli. Cioè, ancora ci spero di poter uscire. Che andrà tutto bene. Però nel frattempo qualcosa non torna, un pensiero mi viene. Anche a me. Mascherina, distanze, tamponi, c'è tutti i virologi e tutti i dottori. La curva che sale, che scende, il DPCM sui coprifuochi. Praticamente. Mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni. Due belle così. I ristoranti, c'è gel. I negozianti, autocertifici. Tutti i baristi, tutti i tassisti, i camerieri. Oh, la Madonna. Tutti gli attori, like. E gli attrezzisti. E gli stilisti. Tutte le scuole e le palestre e i musicisti. Tutte chiuse. Dionizio, igienizza il locale, le mani, stasera mi impasto la pizza. Senza accusare nessuno, scusate lo sfogo, mi sembra opportuno. Mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni. Oi, oi, oi. Ma resto a casa. Mi sono rotto i coglioni. E praticamente, no? Che si trova. Da dove arriva, quanto rimane, in treno, in metro, gli piace viaggiare, fa finta di niente in mezzo alla gente, ma te ne devi andare. Allora perché va sempre dritto, poi guarda a destra, guarda le mani, praticamente. Mi sono rotto. Capito. Ci siamo rotti i coglioni. Secondo me tutti. Oi, oi, oi. Ci siamo male. Rotti i coglioni. Vado in punta di piedi, ma sento il bisogno di ringraziare dottori, infermieri che sono tra noi, nei corridoi, in tutti i reparti, perché siete voi i nostri eroi. Belle gioie. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a Gianluigi @viaggioevedo.it.
l'acquista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Se lavori nel settore turistico, la tua radio è Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati. E dopo un po' di buona musica, diciamo che potremmo abbandonare, almeno virtualmente, i ricordi e le curiosità sull'Isola d'Elba e invece addentrarci su un'altra notizia di gusto, che sempre riguarda la Toscana in questo momento. Ci spostiamo però nell'interno, siamo nella zona di Prato. La pasticceria salata migliore d'Italia è quella di Paolo e Andrea Sacchetti di Prato, la pasticceria Nuovo Mondo. Appunto, dopo aver ottenuto riconoscimenti come miglior pasticcere e miglior colazione, conquista anche il premio dedicato alla miglior pasticceria salata, confermandosi tra le insegne più premiate d'Italia. E appunto la guida pasticceri e pasticceria d'Italia del Gambero Rosso, punto di riferimento del settore pasticceria, sin dalla prima edizione ha attribuito il massimo riconoscimento locale di Prato, tra le due insegne in tutta la Toscana ad avere oggi il maggior punteggio. La sfida che la situazione attuale ha posto a Paolo ed Andrea nel ripensare l'offerta della pasticceria è stata raccolta con entusiasmo e vinta. Pasticceria Nuovo Mondo ha inaugurato a giugno il format aperitivo con pasticceria, a cui è stata dedicata un'ampia produzione di prelibatezze salate. Finanziere al nero di seppia con spuma di robiola e pesce spada, sablé aromatizzato con oliva nera e arricchito con gelatina di pomodoro e ribes, crema alla mozzarella di bufala e caviale di oliva nera, il cannolo siciliano salato con ricotta del pastore e pistacchi tostati. Sono solo al punto alcune delle creazioni proposte da quest'anno dalla pasticceria Nuovo Mondo. Il successo tra i clienti è stato immediato, a testimoniare che l'inserimento dell'entusiasmo e della modernità di Andrea Sacchetti in pasticceria si emulsiona perfettamente con l'esperienza e il rigore tecnico del padre Paolo. Paolo, che per i pratesi è l'uomo delle pesche di Prato, è già noto al pubblico nazionale per il suo panettone ed il suo giulebbe, il panettone del territorio con i fichi secchi di Carmignano e pinoli del Parco di San Rossore, prodotto tutto l'anno a forma di panfrutto, che sono sempre nelle classifiche appunto tra i migliori d'Italia. Ogni dolce viene creato seguendo una filosofia che non ammette compromessi, che prevede l'uso esclusivo di materie prime eccellenti e l'utilizzo di ingredienti stagionali, preferibilmente provenienti dal territorio. Fin dal giorno dell'apertura, nell'ormai lontano 1989, la pasticceria Nuovo Mondo, Paolo Sacchetti e il suo staff hanno sempre cercato di portare in alto la pasticceria italiana nel rispetto della tradizione, del gusto e della materia prima, in linea con lo statuto dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Celebre in tutta Italia per il suo prodotto più famoso, le pesche di Prato, la pasticceria Nuovo Mondo vanta oggi altri prodotti che hanno saputo diventare un'icona, come si diceva appunto il panettone, il giulebbe mille foglie caramellato, il giulebbe, i quaresimali, lo zabaione al vinsanto, i biscotti di Prato, i ricciarelli, gli anacioni, i quaresimali, la schiacciata alla fiorentina e il panforte. E beh, dopo tutte queste delizie che sicuramente insomma vi avranno anche incuriosito, anche se abbiamo passato delle giornate dedicate appunto a assaggiare i prodotti della tradizione, assaggiare dolci, dolcetti, chi più che ne ha più ne metta, tra l'altro in questa situazione dove molti sono chiusi nelle proprie case, in quattro mura tra appunto ricordi, sogni e fantasie, magari se hanno avuto anche modo di assaggiare con maggior rigore questi che sono stati i prodotti della tradizione natalizia, della tradizione delle feste, e quindi molti dolci che sicuramente ancora risentiamo così nella nostra
parte più recondita del colesterolo, dei grassi, dei lipidi, vabbè, però sono momenti che poi passano. Però una volta passato questo primo momento, sicuramente la voglia di qualcosa di buono, di dolce, di accattivante ci verrà. E quindi se siamo nelle vicinanze di Prato, se siamo vicini o ci passiamo o abbiamo modo di passare da questa importante città della Toscana, vediamo di fermarsi ad assaggiare o ad acquistare qualcuno di questi prodotti che hanno reso famoso in tutta Italia questa pasticceria, che è la pasticceria Nuovo Mondo. Esiste anche un sito internet per avere ulteriori informazioni, che è pasticcerianuovomondo.com. Beh, adesso riempiamoci di altra dolcezza, quella che ci proviene dalla musica, ascoltando sempre un po' di ottima musica sulla nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze. Capricci del sole, la luna che se ne va a riposare, dimentica l'ombra sul verde del mare. Danzava il vento sul suo vestito, la calcoli con un sorriso, non l'ho spedito, forse non l'ho mai pensato. Parlerò di te nelle mie canzoni, cercando in vano le poche emozioni che mi dà il ricordo dei giorni passati e dimenticati. Parlerò di te. Era lei poesia ed estate, era lei dimenticata, era lei nel fumo di una sigaretta. Lo stesso lamento che con la scuola è sempre gli stessi problemi. E mi dicevi ti voglio bene, te ne voglio, ma non conviene innamorarsi, perdere la libertà. Parlerò di te nelle mie canzoni, parlerai di me, le nostre emozioni. L'emozione è un giorno che ti fa ricordare e non sai scordare il sorriso suo, quello che era mio, ciò che ho perso. Era lei poesia ed estate, era lei dimenticata, era lei nel fumo di una sigaretta. Thank you.
Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636, www.viaggioevedo.com o.it. Cari amiche, cari amici, eccoci ritrovati alla terza parte della nostra trasmissione di ogni settimana, Viaggiando e Mangiando. Allora, siamo partiti con l'Isola d'Elba, con le leggende, con le notizie storiche su Napoleone, sui 200 anni che appunto della sua morte, e poi siamo passati invece alle dolcezze o alle dolcezze salate anche della pasticceria Nuovo Mondo di Prato. Allora rimaniamo a questo punto in Toscana e andiamo però in un'altra parte importante, conosciutissima, che è quella della Maremma. Parliamo di azienda agricola. Fattoria La Maliosa è un'azienda agricola che si estende su circa 160 ettari nella Maremma collinare. Vigneti, oliveti, terreni seminativi e boschi per una produzione artigianale di vini naturali, olio di oliva, extravergine e miele. L'azienda è certificata bio dal 2010 e a testimonianza appunto di un impegno costante nel tempo. È un progetto basato sulla scelta della qualità, della bellezza e della salubrità ambientale nel rispetto del territorio e della sua originalità. La proprietaria, Antonella Manuli, vanta una biografia di tutto rispetto. È cresciuta tra l'Italia, la Svizzera e gli Stati Uniti, finisce gli studi universitari in California, dove incontra e condivide i valori dell'Organic Movement. È tornata in Italia, lavora in ambito della revisione dei conti e della finanza, prima di approdare in Maremma, Toscana, e seguire per 10 anni le terme di Saturnia Spa Resort. Nel frattempo, innamoratasi del territorio e delle sue origini caratteristiche ambientali, storiche e paesaggistiche, ricerca i terreni che oggi costituiscono la fattoria biodinamica della Maliosa, che produce vini naturali, olio evo e miele. Con l'agronomo ricercatore Lorenzo Corino ha implementato il progetto vitivinicolo a partire dal 2013, consolidando e sviluppando insieme a lui delle tecniche agronomiche fortemente innovative per un sempre maggiore sostenibilità delle produzioni vitivinicole e olivicole, ora codificate con il nome di metodo Corino. Fattoria Maliosa è impegnata nel recupero delle varietà originarie storicamente radicate sul territorio. Gli oliveti storici sono costituiti da circa 180 piante di 80-100 anni d'età. La distanza fra gli olivi è di circa 10-12 metri, favorevole esposizione e il clima ventilato favoriscono appunto una produzione contenuta e pregiata. Sono presenti cultivar tipiche toscane come il leccino, il frantoio, il moraiolo, il leccio del corno, il moraiolo e il pendolino. Gli oliveti giovani invece ricalcano come cultivano le percentuali le piante storiche per valorizzare la varietà autoctona toscana Leccio del Corno, molto resistente e poco diffusa. L'azienda ha scelto di ricavarne un olio monovarietale. I nuovi impianti si estendono per circa 12 ettari e sono costituiti da 3.600 piante che in gran parte sono entrate in produzione con la raccolta 2015. Si producono appunto oli pregiati ad alto valore salutistico con presenza elevata di polifenoli, antossidanti e bassa acidità. La raccolta avviene separatamente per ogni varietà nel momento di maturità ottimale a partire dal mese di ottobre. L'estrazione avviene a freddo alla temperatura di 26 gradi in frantoio a ciclo continuo. Gli oli vengono filtrati, la conservazione avviene in recipienti di acciaio inox sotto azoto per mantenere al meglio nel tempo le qualità organolettiche. Per quanto riguarda invece i vigneti, la scelta di Fattoria La Maliosa è rivolta alla conservazione delle capacità d'uso dei terreni attraverso la limitazione dei compattamenti e dell'erosione, la valorizzazione della sostanza organica e della vita biologica. I metodi culturali preferiti sono poco invasivi e in armonia con l'ambiente circostante.
si utilizzano i vitigni anticamente coltivati, favorendo la variabilità genetica tra le diverse selezioni. L'azienda ha recuperato una vigna di oltre 60 anni da uno stato di semiabbandono. Questo ha permesso di verificare la ricchezza di germoplasma viticolo, sia per quanto riguarda i vitigni rossi, sia per quelli bianchi, che sono stati selezionati e recuperati nell'ambito aziendale. La consistenza attuale è di 8 ettari circa, nei quali sono prevalentemente coltivati vitigni rossi come il ciliegiolo, il sangiovese e il cannonau grigio, e i vitigni bianchi, Procanico e Ansonica. I vini naturali della Magliosa, prodotti secondo appunto il metodo Corino, rappresentano la chiara volontà aziendale, cercare il massimo carattere che può derivare dall'espressione tra vitigno, terreno e ambiente, e proseguire nella vinificazione naturale dell'uva in cantina, ossia senza alcun intervento invasivo o aggiunta di additivi e solfiti. Esperienze uniche tra i propri vigneti e oliveti, nell'incontaminata natura della Maremma collinare, si possono gestire anche dei percorsi studiati ad hoc, adatti ai visitatori amanti della natura, della tranquillità, della bellezza e del silenzio. Per gli amanti dei vini naturali e delle olive è possibile prenotare visite guidate attraverso le vigne e gli oliveti, trekking, percorsi yoga, degustazioni, percorsi in bike, visite in cantina, picnic ed esperienze personalizzate. Le possibilità di sfruttare ampi spazi aperti tutto l'anno permette alla Magliosa di garantire in ogni esperienza offerta totale sicurezza e privacy. Le visite alla fattoria La Magliosa sono sempre disponibili su prenotazione. E scelto per voi tra i vini appunto di questa azienda La Magliosa Rosso Toscana GT, ottenuto dalla selezione delle migliori uve ciliegiolo con una presenza minore di sangiovese e cannonau grigio. Lo suggerisco in abbinamento a pasta all'uovo ben condite, anche con ragù, zuppe autunnali con funghi e ritagli di carne grassa, formaggi di pecora a stagionatura anche lunga e con carne arrosto, sia bianche che rosse, saporiti. Ottimo accompagnamento alla selvaggina, anche in ricette elaborate e con i salumi ben stagionati. C'è anche un sito internet, fattorialamagliosa.it, giusto per avere ulteriori informazioni, anche se l'invito ovviamente è quello di andare di persona a visitarlo. Alziamo in alto calici quindi con questo Magliosa Rosso Toscana EGT e brindiamo ad una nuova settimana ricca di novità e anche speriamo di tanta dolcezza e bontà. E buona settimana a tutti voi. E non abbiamo graffi sulla pelle. Scriviamo le poesie sopra le note, pensieri come pattini a rotelle, la noia sale come un ascensore. Ehi, sopra il cuscino c'è la tua essenza, dai, rimane ferma come una foto la tua presenza. Confonderò presente col passato e ricomincerò da capo scrivendoti tutta la notte. Che questo è un gioco senza regole, che questo è un gioco senza regole, sfondiamo ogni distanza chiusi in prigione senza condanna. Che questo è un gioco senza regole, voglio vedere il sole anche quando piove. Voglio volare in alto come un'astronave, perdere il tempo mentre la lancetta scorre e disegnare una poesia sopra le onde. Ehi, dammi la mano, facciamo un viaggio, dai, destinazione dove non penso più. Confonderò presente col passato e ricomincerò da capo scrivendoti tutta la notte. Che questo è un gioco senza regole, che questo è un gioco senza regole, sfondiamo ogni distanza chiusi in prigione senza condanna. Che questo è un gioco senza regole, senza regole. Che questo è un gioco senza regole. Che questo è un gioco senza regole.